Vorrei fare un cambio di programma, perché avevamo immaginato che il generale Sileo potesse arrivare tardi, non avevamo fatto i conti col fatto che è puntualissimo sempre, e quindi avevamo messo prima Italo per concedere a lui, che viene comunque da Roma, di prendersela un po' più con calma. Siccome però è il nostro ospite più importante, vorrei avere qui il generale qui con me. E quindi vorrei cogliere l'occasione per farvi vedere una cosa che ci è stata donata e che voglio condividere con voi perché è nostra. E quindi la conservo io, ma prometto di conservarla nel miglior modo possibile. Ed è una cosa che ci è stata donata lo scorso 12 novembre in occasione della fine del primo corso di formazione di formatori interni che abbiamo realizzato. È una cosa importantissima, qui c'è scritto che è per noi, ve lo giuro, c'è scritto Alibre Italia e c'è anche la data, Roma 12 novembre 2015. Non è una cosa banale questa qui e quindi ce la dobbiamo meritare, non credo che finora ce la siamo meritata fino in fondo, però promettiamo di meritarcela. E di fare di tutto per meritarci. Prima dell'intervento, così facciamo questa cosa, questo è uno scambio, questo è un nostro pensiero, un pensiero per il generale Sileo, che dobbiamo ringraziare perché è il coordinatore di un progetto importante ed è secondo me un grande comandante, è il comandante che ci vuole per portare avanti un progetto come quello della difesa. E quindi questo è un nostro pensiero, è una stella, vero generale? La stella l'ho ritagliata io. Questo è un diario della migrazione. È un diario dove abbiamo fatto stampare il logo, che è il logo della difesa, per il quale dobbiamo ringraziare Daniela Dell'Aquila, nostra socia, nostra grafica, che ha realizzato appositamente questo logo che così andrà a caratterizzare il progetto. E abbiamo pensato ad un diario perché il diario è la cosa che serve durante i progetti di migrazione, serve per appuntarci momenti di sconforto, serve per appuntarci invece momenti di felicità, i tanti momenti di felicità che questa migrazione porterà. L'abbiamo fatto realizzare da una cooperativa sociale, che è una cooperativa sociale perugina, si chiama Relegard, dove lavorano 10 disabili. Ed è una bella realtà, è una realtà che io ho conosciuto quando avevo 18 anni, quindi un'era geologica fa. Era già una bella realtà allora e lo è ancora oggi, e pensavamo che ci potesse avere un significato particolare. E queste sono le foto che abbiamo realizzato durante i nostri incontri. C'è la foto con tutti i formatori, c'è la foto dell'accordo, così. Questo è il nostro grazie, è il nostro modo per dire grazie. Grazie. Italo, se ci mandi la... Non so dove l'hai messa. No, devi aprire LibreOffice, perché no, devi cambiare finestra. Scusa, ma ero distratto. Cosa c'hai? Questa cosa, vai, fecina. Sì. F5. L'ho fatto, ma non mi si è affilata. Ecco. La sto diapositiva a 12. Posso testimoniare che il generale Sileo ha realizzato la sua presentazione con LibreOffice Impress. Prima di iniziare volevo dire questo, insomma, grazie, grazie a voi, però questo è il simbolo ufficiale della difesa che diamo alle delegazioni estere, quindi...
è proprio il simbolo ufficiale, confermo che quello, quello vero, eh. Va bene. Innanzitutto grazie per avermi invitato e per consentire di parlare di questo progetto. Questo progetto è un po' è complesso, nel senso, poi ve lo spiegherò, perché dopo due presentazioni di valori etici, quella dell'assessore e quella della dottoressa Montegioia, ogni tanto non mi viene il nome solo perché siamo molto formali, però io sono molto più pragmatico, vi spiegherò come è nato il progetto, vi spiegherò le difficoltà, quindi è quello che incontreremo giorno per giorno, perché dico sempre, una cosa è dire, fare un progetto oppure enunciare un'iniziativa, una cosa è poi portarla a termine, sono due fasi conseguenziali, ma non sempre vengono fatte, vengono perseguite. Quindi parlerò un po' della struttura della difesa, perché per chi non è nel nostro ambiente non è paragonabile una struttura ad altre strutture per la propria complessità. Il Ministero della Difesa si compone di tante anime, da quella tecnico-amministrativa a quella operativa, per cui solo per darvi un'idea, non entrerò per ovvie ragioni nel dettaglio, non vi spiegherò dove siamo in tutto il mondo, però qualcuna di queste medaglie vi dà l'idea di dove noi operiamo. Poi dirò le fasi del progetto, poi farò un inciso sui fattori di successo della collaborazione, perché è stata una cosa innovativa fatta tra l'Associazione Libritale e noi. Io vengo da una realtà, sono un generale, ma ho un'estrazione alpina, quindi sulla collaborazione, sull'associazione di volontariati, come voi sapete, l'Associazione Nazionale Alpina è una delle più presenti sul territorio. E poi farò una piccola conclusione. Ecco, in Lastrina vedete la complessità della difesa, no? C'è un ministro, c'è un gabinetto del ministro, si vedeva bene da me. Comunque, quei simboli strani erano il gabinetto del ministro e gli enti di diretta collaborazione. Poi c'è il... Comunque avevo portato anche la versione PDF come da suggerimento. Poi c'è il segretariato generale, dove ci sono le direzioni tecniche e le direzioni personali, che sono direzioni importanti perché sono quelle che realizzano i progetti per le nuove navi, piuttosto che per i nuovi aerei, piuttosto che per i nuovi mezzi blindati nostri. Poi c'è il capo di Stato Maggiore, che come vedete ha alle dipendenze le tre forze armate, però io ho aggiunto anche qualcosa che non tutti sanno. Abbiamo un comando specifico per le operazioni, il comando operativo interforze, il COI, da cui dipendono tutti i teatri operativi. Poi abbiamo lo Stato Maggiore della Difesa, di cui abbiamo anche le addestranze militari che sono in giro per il mondo. Ecco, tutto questo mondo mi creerà a LibreOffice, perché io sono il vice capo reparto e sesto reparto, ma sono quello che è responsabile dei sistemi informativi della difesa. Quindi, e poi spiegherò come ci organizziamo. In Lastrina è riportata la rete Riform della difesa, tanto per darvi un'idea dei siti dove siamo, che non siamo distribuiti in poche località. E se questo non vi basta, allora ho portato anche questo sulla rete numerica interforze, dove ci sono anche le code dettagliate. Ecco, non ho potuto mettere le città, i paesi, i luoghi, però siamo distribuiti in maniera molto eterogenea su tutti i territori nazionali. Nasce il progetto. Come nasce il progetto? Il progetto nasce perché ogni anno il budget della difesa in generale, ma anche nel settore ICT, segue i tagli che seguono la finanza pubblica. Quindi ogni anno ci riuniamo nei mesi di ottobre con le forze armate e individuiamo un settore dove possiamo fare economia. Nel 2014 è stato individuato il settore di produttività individuale. Noi facciamo degli accordi quadro con delle società, in questo caso la Microsoft, piuttosto che con la Oracle, piuttosto che con altre società. In questo accordo quadro abbiamo tolto il
pacchetto della produttività individuale. Questo non vuol dire che la difesa non abbia Microsoft Office, c'era una quantità che abbiamo pagato negli anni, per cui fino a quando questa quantità non sarà supportata ai fini della sicurezza, noi comunque le utilizzeremo, le licenze che abbiamo pagate, e le utilizzeremo soprattutto in quei sistemi di sicurezza dove la licenza di Office fa parte integrante della certificazione. Quindi non butteremo via nulla di quello che abbiamo pagato, però da adesso in poi non pagheremo più, andremo avanti con LibreOffice. Quindi la migrazione sarà fatta per cercheremo di farla entro un anno, però per alcuni anni conviveranno le due versioni, però entro il primo anno pensiamo di migrare almeno di 54.000 licenze. Quindi l'obiettivo del 2016 è 54.000 e poi 12.000 nel 2017 per completare il tutto nel 2017/2018. Però questo vuol dire che non ci proveremo a fare tutto il 2016, anzi l'ambizione è quella. E quindi questo è stato approvato al capo di Stato Maggiore della Difesa con un documento di programmazione finanziaria. L'approvazione l'abbiamo avuta a febbraio, quindi il mio ufficio competente ha fatto uno studio di comparazione. Questa è la comparazione di marzo, quindi le versioni che trovate di LibreOffice è la versione in vigore a marzo 2015. È stata fatta una comparazione, va bene, ho scelto LibreOffice perché purtroppo toccava. Qui vi ho riportato in lastrina il percorso che abbiamo fatto. Ecco, i primi contatti li abbiamo avuti il 15 di giugno, non la luglia, quindi abbiamo avuto il primo comitato di coordinamento informatico, che è un comitato in cui le forze armate vengono convocate e si prendono le decisioni condivise, cioè lo Stato Maggiore di Difesa propone alle forze armate dei progetti, vengono condivisi, approvati, e poi lo Stato Maggiore Difesa si interessa del settore interforze, del settore tecnico-amministrativo, invece le forze armate poi a cascare vanno sulla propria organizzazione. Quindi il 4 giugno è stato approvato questo progetto in via definitiva e ho cercato chi potesse aiutarci in Italia a fare questa migrazione. Il mio collaboratore Maggiore Abatello mi ha dato un numero di telefono, un nome e cognome, e ho telefonato. Telefonato senza andare a vedere su internet chi fosse questa Sonia Montegiove, perché non sono andato su internet a vedere chi fosse questa Sonia Montegiove, e allora ho preso il telefono e ho chiamato. Devo dire che dopo il 23 di giugno abbiamo fatto il primo incontro dove la dottoressa mi ha fatto vedere la sala dove ci siamo riuniti per la prima volta. Io ho spiegato un po' le motivazioni che ci portavano a fare questa scelta e è iniziata la collaborazione. La dottoressa mi ha detto che aveva un grosso impegno a settembre. Normalmente ad agosto le attività, il Ministero della Difesa, come un po' tutte le attività di tutti i ministeri a livello centrale, viene frizzata per il periodo di ferie. Invece il 3 settembre, è arrivata l'autorizzazione del capo di Stato Maggiore della Difesa e il 15 di settembre qualcuno ha firmato con l'ammiraglio Di Biasi, che è il mio capo reparto, perché SMD compone di Marina, Esercito e Aeronautica, quindi in questo momento il capo reparto della Marina, il vice sono dell'Esercito e dell'Aeronautica. I vice però hanno competenze specifiche. Adesso andiamo un po' più sul concreto. Questa è la metodologia che ha proposto la Fondazione e noi l'abbiamo sposata. E dove vedete Project Management c'è un gruppo di progetto che segue costantemente questa attività ed è comprensiva di tutte le forze armate e del segretariato generale. Quindi un gruppo da me presieduto che però vede coinvolto tutti. Quindi
Questo gruppo si riunisce una volta a settimana e facciamo il punto di situazione del progetto. Queste sono ricalcolo le attività, quindi questa attività è quello che ci aveva indicato, era molto meglio la mia. Utilizzazione del software, ci sono le date, e quindi qui troverete le attività, ma le ho riportate poi una per una, il punto di situazione. Ecco, qui abbiamo fatto l'esame delle criticità. E noi facciamo dei test sulla sicurezza intrinseca del software, quindi il nostro secondo reparto ha fatto questo esame di sicurezza e quindi è stato approvato, ci sono state date delle raccomandazioni, comunque le abbiamo sposate e l'abbiamo portato avanti. Ci ha detto centralizzazione e controllo di configurazione, cioè il software che noi metteremo in rete sarà configurato a livello centrale dal nostro comando tecnico e quindi dopodiché tutti avremo tutti la stessa versione e tutti la stessa personalizzazione. Abbiamo fatto uno studio, qui ringrazio Andrea per la pazienza che ha di confrontarsi tutti i giorni con noi, però ci ha dato una grossa mano per l'impatto che potrebbe avere LibreOffice con i nostri software gestionali principali. Uno, da cui non possiamo prescindere, il protocollo e il documentale, il protocollo informatico, perché è tutto incentrato su Office e quindi dobbiamo, per migrare, non possiamo chiedere di farle lettere il LibreOffice per poi non accedere al documentale. Ecco, Andrea ci ha dato una grande mano, quindi lo ringrazio, e abbiamo superato già due documentali su tre, il problema è quasi superato, almeno abbiamo firmato gli atti amministrativi per superarli, poi resta quello della Marina, ma speriamo di risolverli entro la fine dell'anno. Ecco, quindi abbiamo fatto questo grosso impatto documentale sui documentali, quindi dopodiché i nuovi sistemi per la gestione del personale nasce già con il LibreOffice dentro, quindi non dovrebbe esserci problemi, quindi ecco, cominciamo già a impegnare il futuro sviluppo della reingegnerizzazione puntando non più su Office ma su LibreOffice, e questa è una garanzia anche per il futuro, perché la reingegnerizzazione comunque costa, quindi prima di rifarne un'altra. Ecco. Poi la formazione, perché qui invece ringrazio la dottoressa Montegiorno per la pazienza e tutta la squadra che è venuta da noi. Abbiamo il primo corso che abbiamo fatto, dove è quello per i formatori, in cui la difesa delle proprie strutture di formazione. Noi abbiamo due livelli di formazione, la formazione generica e quella delle scuole, quindi quella allievi ufficiali, Modena, Torino, allievi sottufficiali, Viterbo, quindi, e poi abbiamo le scuole di specializzazione per l'esercito, cioè la Scuti a Roma, la scuola delle trasmissioni informatiche a Roma, per la Marina ce n'è un'altra, per l'Aeronautica un'altra, quindi abbiamo queste scuole di formazione, queste scuole di specializzazione in cui formiamo gli operatori informatici. Il primo step della formazione che diamo è le CDL, quindi per noi, siccome ci confrontiamo anche per postazione a livello internazionale, abbiamo dei brand riconosciuti a livello internazionale, uno è il CDL, altro è Cisco, l'altro è l'Enchip, piuttosto che Oracle, quindi abbiamo questi brand, siamo certificati secondo questi brand, perché a livello internazionale per occupare poi delle posizioni bisogna portare il curriculum con delle certificazioni riconosciute. Ecco, dall'anno prossimo le scuole di specializzazioni, il progetto che vi parlerò dopo, implementeremo i syllabus su LibreOffice piuttosto che con Office, e qui anche qui un altro cardine per non tornare indietro. Dicevo che stiamo anche realizzando due corsi in modalità learning, il primo è informativo, il secondo è syllabus sulle CDL. Quindi il primo informativo, c'è un impegno da parte di tutti, conclude entro la fine dell'anno, è vero dottoressa? Sì. Perché poi
senso, bisogna mettere l'utente finale sarà seguito dal referente informatico dell'ente, però il referente informatico è uno, in un ente ci sono 500-600 persone, quindi il referente informatico interverrà sicuramente, però se abbiamo un corso informativo in cui poniamo le principali differenze tra Office e LibreOffice, agevoliamo in concreto la migrazione, quindi puntiamo molto in questa sinergia tra la scuola trasmissioni e la fondazione per realizzare questo primo corso. So che vi scrivete la sera, vi vedo che vi scrivete, però essendo alpino, essendo un po' pragmatico, se non lo vedo non ci credo. Ok. Va bene, questa è l'altra, sposando sempre il metodo della fondazione, abbiamo iniziato a fare delle conferenze informative. Qui abbiamo avuto il vostro pezzo della lavanda, che è Italo, a fare queste attività informative insieme alla dottoressa Montegiove, e devo dirvi che abbiamo fatto le prime con un po' di timore, poi man mano ci siamo sciolti un po', la squadra si è amalgamata. Adesso iniziamo a fare, abbiamo fatto già quelle per le direzioni generali, abbiamo fatto già l'aeronautica militare, e il 15 settembre iniziamo con l'esercito ne ha richieste due, quindi 15 settembre e il 19 di gennaio faremo queste conferenze informative alla dirigenza dell'esercito. Per quanto riguarda la Marina, il 15 di dicembre c'è il primo approccio per stabilire le date, e quindi le date per la Marina non sono ancora state definite. Cosa c'è da fare? Siccome la dottoressa Montegiovo un giorno sì e l'altro pure mi dice no, ma voi dovete fare lo spazio intranet per fare questo, va bene. Giovedì prossimo facciamo questo spazio intranet sulla rete della difesa, abbiamo un portale che si chiama Archimede. Giovedì il tenente colonnello Pellegrino va lì, si fa dalle credenziali, metteremo il logo e quindi metteremo tutte le attività fatte a livello difesa, quindi poi le forze armate man mano che inizieranno la migrazione metteranno nella propria struttura uno spazio internet in cui questa migrazione sarà realizzata. La comunicazione esterna abbiamo affidato totalmente alla fondazione, perché, quindi, ecco, però per una struttura come la nostra non basta dire migriamo e tutti, no, e purtroppo, anche per fortuna, abbiamo delle attività da fare in contemporanea. Una di queste, pure molto importante, è quella della standardizzazione. Ecco, LibreOffice ci ha fatto ripensare a una direttiva e in via di risoluzione, anche qui ci vuole il suo tempo, ma la prossima settimana abbiamo nel gruppo di progetto proprio il via libera per l'approvazione a livello di forza armata, quindi anche se non ci credi abbiamo finito anche questo lavoro, e la settimana prossima viene divulgata a livello di forza armata, quindi diamo un mese in tempo per l'esame a livello di forza armata, perché dal 1 di gennaio lo standard ODF sarà lo standard ufficiale della difesa. A dicembre le forze armate ci individueranno gli enti piloti per cui avremo nome e cognome su cui fare la migrazione, e poi migriamo, poi vediamo le difficoltà passo passo le affronteremo. E avere l'ente pilota vuol dire a cascata fare informazione, fare formazione, quindi vedremo a che livello muoverci, e quindi se non conosciamo gli enti pilote è difficile, che se è in Messina sarà difficile andarci in Messina, però vediamo un po' quali sono gli enti. Ho detto Messina che c'è la brigata Aosta, che poi la brigata Aosta a Messina siamo riusciti, e quindi a dicembre 2016 siamo quasi certi di portare a casa 54.000 postazione. Ecco, questo è il fattore di successo per la via del progetto, questo che è
La dottoressa, un po' con la sua presentazione etica, ha voluto dire, ecco, il fatto che la Fondazione si sia proposta in maniera trasparente, in maniera gratuita, ha fatto sì che la mia posizione nei confronti anche delle Forze Armate, di tutto il comparto difesa, avesse un ruolo molto più forte, perché presentarmi dicendo dobbiamo risparmiare, poi bisogna investire per fare migrazione, non sarebbe stato un buon biglietto da visita, l'avremmo superato comunque, però non saremmo qui in questo momento a fare questo, saremmo ancora a fare appunti, contrappunti, relazioni, indagini di mercato. Invece la disponibilità e la trasparenza, la gratuità ha fatto sì che la mia posizione non fosse neanche, cioè non ci fosse anche discussione su questa migrazione, perché il tutto era etico, quindi non ho avuto nessuna difficoltà, perché non c'era difficoltà da affrontare, ecco. Quindi su questo ringrazio la dottoressa Montegevo e tutti quanti voi, perché venire a Roma e fare quello che avete fatto è stato un atto di atti concreti, di concretezza, che qualsiasi attività venisse svolta non c'era un buco nero da nascondere o da velare. Se vi ricordate la prima domanda che mi hanno fatto, ma voi cosa ci guadagnate? Quindi la dottoressa, quando gli ha detto che lei è volontaria per prendere il giorno di ferie, ha già smontato i primi aspetti di criticità. Quindi grazie ancora per questo. E qui ecco in che cosa ci ha aiutato la Fondazione. Definizione del progetto, anche se noi studiamo il metodo e tutto quello che dobbiamo fare per fare le attività, però confrontarsi con un ente esterno fa sempre bene, quindi ringrazio per questo. Corsi di formazione, è stato fatto tutto a livello gratuito e con sacrificio, come ha detto prima la dottoressa Montegiove. Facciamo i corsi in modalità learning, qui però abbiamo messo a disposizione qualcuno noi, però speriamo bene, fino al 15 di dicembre avete la mia data limite, dopodiché uso la clave. Adesso lascio tranquilli. Conferenze informative e approfondimenti tecnici in uso, quindi sulla metodologia di approccio ai problemi c'è qualche differenza, però è un background formativo diverso. Ecco, io non sapevo delle vostre foto, l'ho mandata prima la mia presentazione. Qui è grazie, è per dire che il Crest è ufficiale, cioè, ma non so se c'è il marito della dottoressa Montegiova, qui è ufficiale che è venuto a Roma, insomma, ecco perché, non so, non voglio dire, quindi veniva allo Stato Maggiore, quindi lì ci sono tutte le foto che attestano, testimoniano, che testimoniano che era lì. E poi, ecco, per parità di genere ho messo anche la foto, c'erano solo due donne, non è che c'erano tante, però ho messo la foto della premiazione, della testata della donna. Voglio dire che sono qui anche per rispondere a delle domande, oltre che per ringraziare di tutto quello che avete fatto per noi, quindi se volete chiedermi qualche curiosità di questo progetto, ecco. Prego. Curiosità io, che versione di Office avete? 2013. E le altre forze internazionali che tipo di uniti usano? Diciamo quando ci andiamo a confrontare, prima di quando facciamo una coalizione, quando facciamo i sistemi informatici, facciamo un memorandum of understanding, qui definiamo nel dettaglio cosa utilizziamo, quindi dipende da con chi siamo service provider, perché nella coalizione una nazione si prende l'onere di dare i servizi alle altre e quindi di scambiarsi i dati in modalità. Dipende dalla coalizione, volta per volta, se l'Italia è leader piuttosto che non leader nella coalizione. Un accordo per standardizzare insomma, le comunicazioni? Sì, sì, però dipende. Se noi andiamo, faccio esempio del Libano, così non sconvolgo nessuno, in quel settore il Libano è diviso in due settori, uno a guida italiana e uno a guida spagnola.
nel settore italiano ci sono diverse nazionalità, dalla Corea a delle nazioni africane, quindi dipende molto da con cui uno opera, ecco. Quindi si fa volta per volta. Direi che abbiamo uno standard per tutto, direi una cosa corretta. E nella scienza di LibreOffice, buongiorno, che peso ha avuto a livello di sicurezza il fatto di andare incontro a di utilizzare un software a sorgente completamente aperto, quindi leggibile, rispetto a un prodotto proprietario in cui il sorgente eventualmente va chiesto e se viene dato completamente si sa. Il fatto di avere una sorgente libera è una fonte di garanzia soprattutto per noi, quindi ha avuto un impatto positivo questo. L'impatto sulla sicurezza era non essere referente ad alcuni stati, quindi l'ODF ci dava la garanzia, tra l'altro la NATO l'ha già adottata e quindi devo dire, su questo abbiamo avuto grosse difficoltà. La difficoltà è far cambiare l'icona a destra piuttosto che a sinistra, quella c'è di vedere. Altre domande? Una, i suoi colleghi erano tutti d'accordo? Vabbè, diciamo che l'obiettivo, in massima trasparenza, l'obiettivo economico, se voi considerate quanto costa una licenza Office e quanti numeri siamo noi, vi rendete conto che man mano che Office 2003 per esempio non ha più le patch di sicurezza, la difesa si ritroverebbe a rinnovare le licenze che ha tolto, che deve togliere Office 2003 e mettere Office 2013. Devo dire che anche l'idea di Office 365 non è stata ben accettata, almeno nel nostro caso, perché lasciare i documenti che facciamo a casa nostra in uno spazio che non sappiamo se è nostro, non ci ha convinto del tutto. Quindi devo dire che Office 2013 era il punto di non ritorno, insomma, anche i costi diventavano da sostenere, anche per un ministero importante come noi sono spese importanti anche. Quindi avevamo un certo numero di Office 2003 da migrare, quindi abbiamo visto che valeva la pena, insomma. Cioè, questo non sarà grazie perché, come ho detto prima, stiamo modificando, stiamo rigenerizzando alcuni nostri software gestionali che nascevano con Office, quindi i documentali più importanti, ma ce ne sono anche altri. Quindi ci costerà qualcosa, non certo quanto ci costerebbe continuare a rinnovare le licenze Office all'infinito. Nel 2013 e nel 2020 non ci danno più le patch di sicurezza, quindi. In un'ottica si parla spesso di forze armate europee o cose del genere, gli sforzi fatti dal Ministero della Difesa italiana sul fronte dei documenti in formato aperto potranno avere un impatto anche sulle eventuali forze armate degli altri paesi? Beh, prima risposta alla signora sulla coalizione, quindi cercheremo di portarli, quando noi siamo leader nel settore CT porteremo quello che abbiamo, quindi non avendo più le licenze Office sicuramente alla fine porteremo questo. Però voglio dire che l'Italia quando opera in contesti internazionali ci sono dei gruppi specifici di lavoro, la NATO c'è il C3 Board che si interessa proprio di questi aspetti. Il fatto che l'abbiamo adottato può essere un aiuto anche per gli altri, però non penso che saremo gli unici. Ho visto che l'Italia ha fatto già vedere che il governo inglese ha già adottato il DF, quindi man mano che entrano anche gli altri paesi poi diventerà uno standard, ecco. Siamo i primi, ma non penso che saremo gli unici da qui a poco tempo. Scusi, buongiorno di nuovo, le ho fatto la domanda sbagliata prima. La domanda in realtà era questa. L'ultima versione mi ha risposto nel 2013. Ci può dare un'idea di quanto 2003 avete? Perché in realtà la domanda vera era capire di che cosa stiamo parlando. Ho detto 54.000, Quindi quasi. Grazie. no, noi siamo 100.000, è più di 100.000, 54 ti vorrei migrare quest'anno. Ok, grazie.
esempio, una cosa che mi viene in mente, il vostro progetto è stato anche valutato da altre situazioni italiane, per esempio mi viene in mente la giustizia, processo telematico, cose similari, visto che è quello in fase di transizione proprio quest'anno. Comune di Pesaro. Qualcosa che sì. Diciamo che noi siamo inseriti nel contesto dell'ACID, no? Quindi ci confrontiamo in quel consesso con tutte le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche. Quando ci confrontiamo a livello centrale abbiamo questi scambi, la difesa, sapete tutti c'è un elenco dei software per il riuso, la difesa mette a disposizione il software che produce piuttosto che altri ministeri. Noi siamo molto forti per esempio sulla carta digitale, quindi abbiamo già fatto un accordo con l'AGID, faremo le carte digitali all'AGID, siamo addirittura d'arrivo per l'accordo con il Ministero degli Esteri piuttosto che anche quello delle politiche agricole. Però quando ci confrontiamo aiuta che un ministero grande come numero faccia queste cose, perché poi fa un po' da traino come per altri settori, no? C'è alcuni ministeri che hanno fatto da traino per alcuni settori, altri che fanno da traino per altri, però diciamo il luogo in cui ci confrontiamo è l'AGID, l'ultimo esempio, il nodo di PagoPA, ecco questo, dal 1 gennaio le pubbliche amministrazioni dovrebbero consentire di pagare i servizi anche in modalità elettronica. Quindi l'AGID ha dato questa, noi tramite la porta di dominio e non dei pagamenti daremo questa opportunità ai nostri come le altre pubbliche amministrazioni. Ecco, lì c'è uno scambio di riuso di applicazione, perché poi tutti andiamo verso il mondo bancario e quindi questa parte viene sviluppata in modo comune, ecco, anche per abbattere i costi e per cercare di omogenizzare anche le transazioni. Ecco. Però c'è un luogo in cui ci incontriamo. Ecco. Come visibilità del progetto verso l'esterno, pensavate di dare una maggior visibilità anche di stampa eccetera a un progetto di queste dimensioni poi? Un po' ci ha pensato già la Fondazione di Italia. Noi siamo, io ho detto prima, sono un po' più pragmatico e quando vedrò i primi, cioè io spero entro la fine di gennaio, inizio di febbraio di vedere i primi reparti che hanno tolto Office 2003 sono transitati a LibreOffice. Che poi la dottoressa ogni tanto mi cambia la versione, ma per me vuol dire di fare la domanda per la sicurezza, cioè, quindi adesso l'abbiamo stabilita e per 9 mesi non la cambia, anche se ne esce un'altra non la cambia, quindi perché poi il mondo, la difficoltà per una grossa organizzazione rispetto al singolo utente è che si deve arrivare a un punto in cui ci sia il ritorno, il vantaggio per l'amministrazione, nel senso che ci vuole l'utilità. Se uno pensa sempre di migliorare quello che sta facendo, alla fine non immette mai nulla di nuovo, quindi ritorna a usare quello che usava prima. Quindi a un certo punto bisogna fermarsi, implementarlo e poi vedere. Quindi Andrea, non ti fa venire nuove idee e basta. Neanche se veniva alle 3 di notte io dirò di sì. Basta. A gennaio si parte, non ne voglio sapere. Quindi già ho dato questa opportunità, basta, perché mi tocca rifare tutto da capo. Va bene? Altre domande? Buongiorno. Nel passaggio al protocollo informatico ad hoc c'è qualche posto, qualche problema, oppure rispetto al Promil? No, tutto bene. Promil era quello in uso nell'esercito, l'esercito ha adottato ad hoc, la struttura praticamente dell'esercito, come ho fatto vedere prima, la particolare diffusione sul territorio dell'esercito non è così immediata, però ad hoc, se non sbaglio, è già presente negli organi di vertice, quindi nei comandi di vertice già c'è, quindi non ci sono, anzi diciamo che hanno fatto sinergia l'esercito
fatto molte sinergie con Segre di Fede, quindi ci sono problemi. Ah, uno un po' più giovane. Troppo, non mi faccio domande troppo difficili, perché poi... No, è una domanda di curiosità, cioè, lei parla di stabilità del progetto. Sì. Quindi a questo punto la curiosità è su che versione di LibreOffice vi siete... 503. Eh? 503, la ultima. Okay. Ma non la cambio più, se non la cambio. Posso uscire anche la 6, non la cambio. Ma non possiamo far cambiare, no, ma la, esce la 5.1 sicuramente, quindi quello non è, però va bene la 5.03. Io te la presento la 5.1, io non la cambio. Vabbè, ma noi la dobbiamo, cioè noi non è che possiamo bloccare l'attività di rilascio. Sì, sì, però la 5.03 Abarth. No, voglio dire, che una struttura come noi non può, cioè, non è una moda che bisogna l'ultimo grido, l'ultimo telefonino. Noi dobbiamo standardizzare, dobbiamo preparare il personale, non, anche se ci sono, ecco, non, poi come ho detto prima, facciamo dei test sulla sicurezza, quindi facciamo degli impatti, non, poi funzionalmente cosa cambia? Noi per la produttività individuale cosa cambi poi? Cosa ci consente in più? O c'è un salto qualitativo oppure... faccio esempio, quando ho lavorato con gli inglesi, loro hanno cambiato il sistema operativo perché c'è stata una grossa innovazione, c'era la porta USB, ma altrimenti loro non cambiano per cambiare. Quindi, cioè, le poste, se le va la posta ha cambiato dalla lira all'euro, ma non è che ogni anno cambiano il sistema per pagare la bolletta. Avete magari anche intenzione di indicare delle risorse della difesa a contribuire al progetto di LibreOffice con nuovi moduli o nuovi punti di aggiunta nel codice, insomma? Questo sarebbe auspicabile, nel senso noi abbiamo delle strutture dove abbiamo degli sviluppatori però diciamo che oggi sono concentrati sui sistemi in cui non possiamo andare in outsourcing, sistemi di comando e controllo, sistemi di... quindi noi abbiamo per il personale nostro, programmatore anche di un certo livello, ma diciamo, il loro compito istituzionale diciamo più sulla parte operativa piuttosto che sulla parte diciamo, gestionale. Tempo direi perché... Vabbè, poi magari si troverà qualcuno che nel tempo libero di questi decide di dare un contributo, però diciamo, ad oggi la struttura organizzativa dedica le risorse specialistiche per il settore di competenza nostra in cui possiamo andare sul mercato. Però quello che intendevo, se per caso dovete fare delle modifiche per riguardanti la sicurezza... Allora, nel gruppo di progetto nostro ci sono tutte le componenti, c'è anche la componente sicurezza, quindi ad oggi la differenza non c'è stata paventata. Comunque so che General Ginobili era disponibile a collaborare con voi, quindi è uno che per esempio dal punto di vista tecnico è bravo, quindi... però diciamo le risorse attualmente la difesa le utilizza per attività diciamo specifiche in cui non è... Dove conviene andare sul mercato, la difesa va sul mercato, dove non può andare sul mercato, non va. Sì, sì, certo. Ho rubato anche troppo tempo. L'ultima cosa, volevo ringraziare la dottoressa che mi ha fatto parlare prima di Italo, altrimenti...